anche stamattina in una trasmissione televisiva è emerso il tema dell'eroismo, dell'esigenza dell'eroismo, del fatto che l'eroismo sia anzi, il bisogno di eroismo sia una iattura per un paese, l'antica citazione di Brecht, antica fino a un certo punto. E se noi intendiamo il bisogno di eroi nella dimensione del c'è bisogno di qualcuno che superi l'incapacità della massa, c'è bisogno di qualcuno che superi il fatto che la massa abdica davanti alle proprie responsabilità quotidianamente, nelle piccole cose, per poi arrivare a gesti di deresponsabilizzazione molto più ampi. Allora sì, in quei termini è certamente una disgrazia. Quando tutti si arrendono allo sconforto, alla rassegnazione, alla violenza, al sopruso, allora quello che dovrebbe essere normale interpretato da qualcuno diventa eroico. Però questo è un problema del tutti, non è una qualità straordinaria di chi ha semplicemente vissuto la propria responsabilità. Allora sì, da questo punto è disgraziato il paese che ha bisogno di questa tipologia di meccanismo. Però attenzione, io non mi sento di dire che non dobbiamo aver bisogno di eroi. Io dico che dobbiamo alzare l'asticella. E allora sì che vogliamo avere degli eroi, perché abbiamo qualcuno che ci aiuta a ricordarci sempre che possiamo ambire oltre, oltre quello che in quel momento noi riteniamo essere alla nostra portata. Tuttavia, in questo libro io non ho cercato di rappresentare non solo degli eroi, ma dei simboli. Io ho cercato di condividere degli esempi. Degli esempi nella normalità. Giustamente è stato ricordato, alcuni di questi sono persone che hanno visto terminare la loro vita perché il confronto con ciò che determinava paura li ha visti soccombere per volontà della violenza altrui. Però la gran parte di loro sono persone che hanno continuato a vivere la propria esistenza appieno al di là del momento in cui hanno avuto l'esigenza di vivere un'esperienza di coraggio particolarmente significativa o drammatica. L'esempio di Antonino De Masi è certamente uno di questi. E tanti altri sono quelli che vanno in questa direzione perché io ho voluto evitare nella raccolta di storie, nella proposizione di storie, di dare l'idea che il coraggio si unisce alla morte, che il coraggio, in un certo senso, che l'esercizio del coraggio civile deve un po' far paura e sarebbe, oltre che controtempo, sarebbe contrologica. Coraggio come momento di affermazione del senso della vita di ciascuno. Questo è il messaggio che cerco di condividere e cerco di farlo con storie quanto più possibili recenti.